anche la Grecia romana e quella bizantina, così carica di fascino con i suoi monasteri, le chiese, gli affreschi, e poi le fortezze genovesi e veneziane e musulmane, il tutto inserito in un paesaggio che ovunque ti giri ti prende il cuore. Una terra in cui il susseguirsi e sovrapporsi di tanti grandi civiltà del passato ha creato una civiltà del presente più ricca, più umana, più universale. Perciò nei miei viaggi in Grecia mi sono mosso sempre con un occhio interessato e affettuoso alla gente, alle piccole cose comuni e quotidiane del mondo ellenico, al paesaggio, ai profumi, ai cibi. Leggo Platone ed Euripide, certo, ma non è un caso se mia figlia ha imparato a preparare anche il moussaka e lo tzatziki. Giulio, un po' d'acqua. Un ebreo greco di Salonicco, tal Mordonaum, condivide la fame e il freddo, oltre che l'amicizia e lo sforzo di sopravvivere, con Primo Levi, protagonista del romanzo autobiografico La Tregua, ambientato alla fine della prigionia nel lager di Auschwitz dopo la liberazione da parte dei russi. A lui e alle sue abili capacità mercantili, ma anche a un suo saldo codice morale, alle sue profonde convinzioni, talvolta anche molto lontane da quelle del narratore, al sentimento di amicizia che ne era nato nel breve tempo della frequentazione, grazie. Nel breve tempo della frequentazione, l'autore dedica un intero capitolo della triste ricostruzione della liberazione dopo la prigionia. Durante un trasferimento devono passare la notte a Cracovia in una caserma piena di italiani. Vi leggo pochi righi. Quanto al greco, per poco non fu portato in trionfo. Un greco! È arrivato un greco! La voce corse di camerata in camerata e in breve, intorno al mio arcigno socio, si radunò una folla festante. Parlavano greco, alcuni con disinvoltura, questi reduci della più misericordia occupazione militare che la storia ricordi. Riconoscimento del disperato valore del paese invaso, ma c'era qualcosa in più che apriva loro la strada. Il mio non era un greco qualunque, era visibilmente un maestro, un'autorità, un super greco. In pochi minuti di conversazione aveva compiuto il miracolo, aveva creato un'atmosfera. Possedeva l'adatta attrezzatura, sapeva parlare italiano e, ciò che più importa e manca a molti italiani stessi, sapeva di che cosa si parla in italiano. Mi sbalordì, si mostrò esperto di ragazze, di tagliatelle, di Juventus, di musica lirica, di guerra, di blenorragia, di vino, di borsa nera, di motociclette, di espedienti. Mordonaum, con me tanto laconico, divenne in breve il centro della serata. Ma elevata era in generale la considerazione che Levi aveva degli ebrei di origine iberica deportati dai tedeschi da Tessalonica nel 1943. Oltre 45.000 fra uomini, donne e bambini. Ancora un altro brevissimo brano. La loro ripugnanza dalla brutalità gratuita, la loro stupefacente coscienza del sussistere di almeno una potenziale dignità umana, facevano dei greci in lager, il nucleo nazionale più coerente e sotto questi aspetti più civile. Scrive nell'altra sua sofferta opera Se questo è un uomo, ambientata nel campo di concentramento. Giornalista e scrittore, collaboratore di testate nazionali e direttore responsabile del sito online www.mondogreco.net, Francesco De Palo, barese con moglie greca, ci ha presentato l'anno scorso Greco, eroe d'Europa, un saggio successivamente tradotto anche in greco, che parte dall'analisi della crisi economica, politica, sociale che ha stravolto negli ultimi 6 anni il paese ellenico, per cercare una risposta ai tempi bui che attanagliano non solo la Grecia ma tutta l'Europa. La storia dell'Ellade, scrive De Palo, è foriera di esempi positivi. Ogni volta che si è trovata con le spalle al muro e a un passo dal baratro, la Grecia è riuscita a rialzarsi e a far fronte al nemico di turno, dando una svolta determinante alla storia. Altrettanto vivace è tutta la redazione del meritevole giornale online Mondo Greco, che fa capo all'associazione omonima presieduta dal catanese Dimitri Antoniou. Qui vedete in una vecchia foto che si capisce dell'altezza di Giulio.
che è di qualche anno fa, è composta da giovani e spigliate firme dell'informazione italo-greca come Nini Radicini, Rudy Caparrini, Arianna Caputi, Carmelo Nicotra. Quest'ultimo è un regista siciliano con la Grecia nel cuore, della quale racconta le luci e le ombre attraverso le immagini cinematografiche e ha avuto il privilegio di lavorare anche con il regista Theo Angelopoulos. Un blog dedicato alla Grecia molto interessante è www.metafrasando.blogspot.it, sottotitolo Dialoghi con la Grecia, della traduttrice e scrittrice tarantina Viviana Sebastio, che vive a Roma, e si descrive così: la lingua e la cultura ellenica sono il faro che orienta gran parte della mia attività, dalla traduzione letteraria alla sottotitolazione cinematografica. Nel blog troverete in mia traduzione, dice Viviana, anche dei racconti inediti di Pavlina Pampilou, Dinos Christianopoulos, Petros Markaris e di altri noti autori ellenici. Buona lettura, Viviana Sebastio, metafrasando@gmail.com. Ancora un altro tentativo di leggere la crisi e le sue manifestazioni è Uso amaro, di Patrizio Nissiro, giornalista e scrittore. L'uso è la bevanda regina dell'estate, scrive Nissiro nel prologo al libro. Evoca spiagge greche assolate, mare di cristallo, giornate pigre in attesa di sedersi in taverna ad ascoltare le malinconiche evoluzioni musicali del Busuki. In Grecia questa immagine paradisiaca si sta sciogliendo, proprio come il ghiaccio nell'uso, in una situazione drammatica, sconosciuta a qualsiasi altro paese europeo dagli anni 60 in poi. Per questo ho voluto chiamare il mio libro sulla crisi greca Uso amaro. L'idea è che una cosa buona, solare, positiva, possa trasformarsi in qualcosa di imbevibile, indigesto, forse anche velenoso. Di Grecia, ma soprattutto di argomenti legati alle lingue e alle tecniche di traduzione, ha scritto molto anche Andrea Di Gregorio, storico traduttore in italiano dei libri di Petros Markaris, autore delle avventure del commissario Caritos, che è stato protagonista di un'altra conversazione che ricordava Iosef prima, l'anno scorso, qui alla Dante. Traduttrice professionista è anche la materana, trapiantata da anni sull'isola di Kos, Giuseppina Di Lillo. Esclusivamente di carattere tecnico e riservato agli addetti ai lavori è il libro di Carmelo Siciliano, insegnante, musicista catanese specializzato in ritmi orientali e quello di centro ovviamente, mediatore musical culturale che ha raccolto in dromi, modi e scale del rebetico pireotico le fondamenta della musica greca e bizantina, spinto dal desiderio di poter spiegare le realtà di cui si interessa attraverso il linguaggio universale e particolare della musica. Si tratta, ce ne parlò 3 anni fa al Quinto Ennio in un'interessante e apprezzata conversazione, di un sistema modale imparentato con quello bizantino e turco-ottomano, ma che utilizza strumenti occidentali. L'incontro e lo scontro dei due sistemi provoca un cortocircuito che Carmelo cerca di esplorare, risolvere e spiegare nei suoi studi. Profondo conoscitore della lingua e della civiltà greca, Carmelo, altro nostro socio onorario, ha titolo e competenze per scrivere ampi trattati dedicati alla terra che tanto ama, e lo fa nel sito www.greciadascoprire.it e con la sua associazione il gruppo filellenico di Catania. Sulla musica greca moderna circolano molti miti, uno dei quali stasera vorrei contribuire a sfatare, quello riferito al Sirtaki. Chi di noi non conosce il Sirtaki? Chi non ha mai sentito parlare del Sirtaki? Molti lo ritengono il ballo tradizionale greco più famoso e più ballato. In realtà questa musica è stata composta negli anni 60 da Mimis Theodorakis come colonna sonora del film Zorba il Greco, tratto a sua volta dal romanzo di Nikos Kazantzakis Vios che politia tu Alexis Zorba del 1947. Il famosissimo compositore si ispirò tanto a un brano del musicista cretese Yorgos Koutsourelis che fra i due ci fu una lunga disputa legale per plagio. Ma la sostanza è che il Sirtaki non ha più di una cinquantina d'anni, non è un ballo tradizionale greco e i greci, sempre molto ospitali, non lo ballano se non per accontentare i turisti.
Dopo Rebetiko Gymnastas, il disco intorno al quale è stato girato anche il film documentario Indebito e con il quale compie un omaggio personale e della musica italiana alla tradizione musicale ellenica, che però ha solo parzialmente convinto i critici che si occupano di questo particolare genere musicale, Vinicio Capossela continua a trattenersi artisticamente in terreno ellenico con Tefteri, il quaderno dei conti in sospeso, con cui tiene la contabilità di un paese in crisi e insieme rinnova il racconto di una cultura e di una umanità. Un libro basato su appunti presi su fogli strappati da un taccuino, secondo la lezione dei grandi viaggiatori e poeti del passato, un po' come faceva Cavafis, che regalava agli amici i fogli con i manoscritti delle sue poesie che non ha mai pubblicato personalmente. Salto qualche rigo per non approfittare della vostra pazienza. Racconta i balli solitari delle taverne fumose e malfamate dei quartieri poveri, come aveva già fatto magistralmente il film omonimo Rebetiko di Kostas Perris nel 1983. Al genere musicale rebetiko ha dedicato uno studio approfondito anche Fernando Cusceni, medico appassionato di Grecia, autore di un'interessante ed esauriente storia della rebetica, e un saggio altrettanto esauriente è stato scritto recentemente sul web da Michele Cortese, che si è basato sugli scritti di Ilias Petropoulos. Non parlerò dei neodrammi Medea di Luigi Cherubini, il cui successo dipende anche da una magistrale interpretazione di Maria Callas, né della quasi del tutto perduta Arianna di Claudio Monteverdi, entrambi ispirati al mito greco, perché il numero delle opere da prendere in considerazione ci costringerebbe ad aprire una digressione lunga e complessa su questo genere musicale per il quale non ho competenza né tempo a disposizione. Mi piace qui solo citare la Fedra del concittadino Giovanni Paisiello, dramma per musica in due atti, andato in scena a Napoli nel 1788 e nei giorni scorsi al Teatro Bellini di Catania, una prima messa in scena mondiale in tempi moderni nell'anno del bicentenario della morte del compositore Tarantino. Voglio invece ricordare la socia Yolanda Leccese, che due anni fa parlò di Antigone, da Sofocle a Elsa Morante, per una conversazione organizzata da José Gara Dante, per iniziativa di José, in unione con Associazione di Cultura Classica e Dopolavoro Filellenico, e non di meno la socia Clara Conte, che da presidente dello Zonta portò a Taranto la poetessa Iulita Iliopoulou, già compagna del poeta Nobel Odissea Sellitis e curatrice del suo corpus poetico dopo la dipartita. Un altro viaggio nella Grecia della crisi ce lo scrive Giuseppe Ciulla e lo intitola Un'estate in Grecia, da Atene al Monte Athos. Vi leggo qualche rigo di un libro ben fatto che ha seguito un'indagine seria e approfondita. Oggi è il giorno della vigilia, si aspettano le elezioni. Ma è anche il giorno dell'epica partita di calcio tra Grecia e Germania. Si attende la rivincita ellenica, si aspetta sempre qui in Grecia e si canta. Quando Ianna, la ragazza al bancone del bar, libera le note di un vinile anni 50, la gente smette di mangiare e attacca a muoversi seguendo con le braccia alzate il ritmo lento della melodia. Nel locale si diffonde la voce seducente di Yorgos Zambetas, il cantore dei sobborghi di Atene e dei suoi operai poveri degli anni 50. La nenia ha la forza aggregante della musica popolare, ora cantano tutti. Occhi chiusi, nell'aria profumo di melanzane fritte e cipolla. La luce delle 3 del pomeriggio entra di taglio da una finestra, la polvere di Atene mulina dalle fissure sotto la porta. Mi sento parte di una sofferenza collettiva e struggente. Oggi sono greco anch'io. La tesi fondamentale di questo libro, al quale nei giorni scorsi Radio 3 Rai ha dedicato uno speciale molto interessante, il cui podcast fa parte della mediateca della nostra associazione, sottolinea il legame della Grecia più con i Balcani e con l'Oriente bizantino che con l'Europa. Il rapporto storico con Costantinopoli e il ruolo della Chiesa ortodossa pesano ancora e sono presenti nella memoria, nonostante lo scorrere del tempo. In particolare, il ricordo della Megali Catastrofi, la grande catastrofe, l'esodo di migliaia di greci che dalla Turchia nel 1922-23 furono ricacciati in una patria estranea e talvolta ostile. In Turchia furono cacciati perché greci,
in Grecia erano accolti come turchi. E ce lo racconta molto bene anche il regista Tassos Boulmetis nel suo film del 2003, Politiki Cucina, cioè Cucina della Polis. La polis per antonomasia, che per i greci è sempre stata e sempre sarà Costantinopoli, film che in Italia circola con il pessimo titolo di Un tocco di zenzero. Altrettanto tecnica, anch'essa di genere culinario, è la scrittura di Nelly Polizio, varese ma nata a Smirne, da famiglia italiana, che poi si è trasferita sull'isola di Kos, che definisce un angolo di paradiso ricco di storia e di cultura dove convivevano in pace greci, ebrei, turchi e italiani, isola sulla quale ha vissuto prima di trasferirsi nel capoluogo pugliese, dove tuttora collabora col marito giornalista Nicola Smisà e dove ha scritto La Grecia in tavola, un agile volumetto di ricette e ricordi della giovinezza egea. Il libro fa da pandan con La Puglia in tavola, scritto dal marito qualche tempo prima dal marito, e passa in rassegna tutte quelle squisitezze tipiche della cucina mediterranea, le cui basi sono olio, vino, grano, molto simili del resto alla cucina della nostra regione, pur con gli evidenti, molteplici e non trascurabili influssi turchi in particolare, del vicino oriente in generale. Occasionalmente di Grecia scrive sulla Gazzetta del Mezzogiorno anche il figlio Ugo Smisà, che cura la pagina della musica, come anche per lo più per le recensioni di libri il critico Diego Zandel. Il vino in Grecia dall'antichità all'età moderna, con degustazione di prelibato moscato di Samo, è stato protagonista di una conversazione che ci ha offerto l'amica sommelier Silvana Giuliano, che in altre occasioni ha parlato, per conto del dopolavoro filellenico, di alimentazione e vini in Grecia e Magna Grecia, mentre la socia Marisa Terzulli ci ha raccontato e illustrato i culti dionisiaci. Marisa Terzulli, molto spiritosa sempre, e sta preparando una prossima relazione sull'atleta di Taranto. Carmine Prisco, già autore di due edizioni di grammatica neogreca per gli italiani, la prima del 2006, rivista e ampliata poi nel 2010, in un corposo tomo intitolato Simboli e tradizioni della Grecia moderna, raccoglie usi, costumi e abitudini, in parte frutto di osservazione diretta, in parte notizie attinte da fonti diverse e rielaborate su situazioni e ricorrenze civili e religiose del calendario ortodosso. A Samantha Falciatori abbiamo dedicato l'anno scorso un'altra nostra videoconferenza. Giovane neolaureata in lingue moderne, ha pubblicato la tesi di laurea intitolata Alekos Panagoulis, Il dovere della libertà, dedicata al poeta rivoluzionario, intellettuale, parlamentare, protagonista della resistenza contro il regime dei colonnelli e simbolo indiscusso della lotta per la libertà, che morì in un dubbio incidente automobilistico due giorni prima di presentare documenti determinanti in Parlamento che inchiodavano i suoi aguzzini. Grazie ai preziosi testimoni che presenziarono il processo contro Panagoulis, ai documenti declassificati del Dipartimento di Stato americano, alle cronache del tempo, alla documentazione raccolta personalmente dal Falciatori, il saggio indaga su una delle figure più affascinanti e su uno dei periodi più dimenticati, ma paradossalmente più noti in Italia, della storia greca contemporanea, l'età dei colonnelli. E parlando di Panagoulis non si può non citare una delle più grandi giornaliste e scrittrici del secolo scorso, personalità e figure molto controversa, firma di prestigio, fortemente amata dai suoi fan appassionati, altrettanto fortemente odiata dai detrattori. Oriana Fallaci, che di Panagoulis è stata compagna per alcuni anni, ma che soprattutto ci ha donato un uomo, un libro che non si può non leggere e con tutti i suoi limiti resta un ritratto fondamentale di un paese, di un'epoca, di un uomo, indispensabile per conoscere almeno in parte il pensiero greco. Vi leggo le prime memorabili righe di quel libro che si apre con la descrizione del funerale di Alekos. Un ruggito di dolore e di rabbia si alzava sulla città e rintronava incessante, ossessivo, spezzando qualsiasi altro suono, scandendo la grande menzogna. Zi, 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 vive, vive, vive. Un ruggito che non aveva nulla di umano. Talvolta si tratta di scrittori che hanno dedicato alla Grecia solo un'unica opera, qualche altra volta invece è l'unico scritto di chi desidera in questo modo ricordare più a se stesso che agli altri
Il sogno è un'esperienza e di una conoscenza irripetibili. Il segreto di Tarzan greco è il libro di Enrico Minoli, giornalista e scrittore che, come tanti, ha conosciuto la Grecia e se ne è innamorato, poi ha conosciuto una greca e si è innamorato di nuovo. E ha scritto questo libro. Anche Pompeo Maritati, in Grecia dalla guerra civile ai colonnelli, prende spunto dalla sua conoscenza diretta del paese ellenico al quale appartiene per via di madre, per operare un viaggio ritroso nel tempo che arriva alla frontiera dei ricordi personali, intervallati da due momenti importanti della storia greca, gli anni appunto della guerra civile e quelli del regime dei colonnelli. Un utile dizionario antico, greco antico, neogreco, italiano, è stato elaborato qualche anno fa da Massimo Peri e Amalia Colonia, repertorio di prestiti e parallelismi tra le due lingue moderne attraverso l'antica, che ci fa capire quanto sia rimasto ancora in esse, nelle lingue moderne, dopo secoli di interscambi, in particolare nei dialetti e nelle lingue regionali. Il risultato è che un italiano medio conosce, senza saperlo, circa 7.000 vocaboli greci, ognuno di noi, senza saperlo, che raddoppiano se si considerano gli